partiti. Prova ad emergere subito Haken, che gradualmente converge verso la corda, di fuori Marlow, tra i due prende posto invece Malik Capral, Danger segue quarto con la sella Glen Run, poi Tiwango. Così al completamento del rettilineo con Haken che scandisce l'andatura nei confronti di Malik Capral che tiene di fuori Marlow. In quarta posizione c'è Danger nei confronti di Glen Run che ha a ridosso Tiwango. Queste le posizioni dei cavalli all'uscita dalla curva con Haken che scandisce sempre il treno della corsa, l'attacco del rettilineo opposto lo insegue Malik Capral, Marlow rimane all'esterno di quest'ultimo, quarto è Danger, quindi in coppia Tiwango e Glen Run. Cavalli pervengono a metà rettilineo, si mantengono piuttosto vicini in testa alla corsa Malik Capral, Marlow e Haken, con Malik Capral che accelera con decisione, Marlow prontamente gli si pone all'esterno. Malik Capral su Marlow ha perso qualche posizione Haken, dietro ai due c'è Danger, quindi Glen Run e Tiwango. Così per venire al completamento della retta opposta alle tribune, Malik Capral su Marlow, i due procedono vicini in testa alla corsa, inseguiti da Haken e Danger, poi Tiwango e Glen Run. Cavalli vanno sulla curva, a metà della piegata Malik Capral ha dato un'ulteriore accelerazione alla corsa, Marlow lo segue adesso piuttosto da vicino, poi Danger, Haken, Tiwango, Glen Run. Completamento della curva, cavalli entrano in dirittura, Malik Capral affronta la retta d'arrivo in vantaggio, Marlow in progressione alla corda, di fuori Danger, Glen Run e Tiwango. Cavalli ai 450 con Malik Capral sul suo passo, prova a rispondere agli attacchi di Tiwango e Danger, Marlow rimane leggermente sorpreso in corda, Tiwango adesso accelera deciso insieme a Danger. 200 dal palo, Tiwango acquisisce lieve vantaggio su Danger, i due in aperta lotta, Tiwango accelera però nel 150, Tiwango acquisisce vantaggio in fondo e accelera netto su Danger, poi Glen Run e Marlow, Tiwango alla fine ha fatto i conti bene, vince Tiwango, secondo è Danger, per il terzo vicini Marlow e Glen Run, poi Malik Capral. La quarta da Merano con Tiwango che dall'esterno ha dato lo spunto, ha preso vantaggio e alla fine ha amministrato. Tiwango con Samuel Luongo in sella, Simone Pugnotti al training, al secondo Danger, al terzo vicini Marlow di dentro, Glen Run al suo esterno.